la figlia Sidileo De Berardinis e la sorella. Gioia Cilento ricorda Leo De Berardinis a 10 anni dalla morte. Ieri pomeriggio in piazza Andrea Maio è stata intitolata la via con lo scoprimento della lapide ricordo nei pressi della casa natia dell'attore teatrale, alla presenza della figlia Carola e della sorella Anna Maria. Nato proprio a Gioi nel 1940, De Berardinis è morto a Roma il 18 settembre del 2008. Dopo l'esperienza di attore con Carlo Quartucci, iniziò il suo sodalizio con Perla per Agallo. Il sindaco di Gioi, Andrea Salati, ha scoperto sulla facciata della casa natale, nella strada che da ieri ha preso il suo nome, una lapide ricordo. Leo De Berardinis, Gioi, 29 dicembre 1939, Roma, 18 settembre 2008. Nato in questa piccola casa, cresciuto nell'universo nazionale, uomo tra i grandi del teatro nazionale, maestro per generazioni di attori, uomo avverso ad una cultura che addomestica e addormenta, ricercatore dell'insopprimibile senso del nuovo, grido d'allarme contro la perdita di valori. L'avanguardia esiste soltanto in periodi rivoluzionari, cioè la storia che fa l'avanguardia. Allora hanno inventato il termine neo-avanguardia, in termini borghesi, cioè l'avanguardia è diventato un fatto borghese, non significa niente. E prima di dare inizio all'incontro dibattito che ha visto la partecipazione di tanti amici di Leo De Berardinis, è stato possibile visitare la casa in cui l'attore nacque nel 1939, oggi abitazione di Don Guglielmo Manna. Quindi ogni passo che fate, chissà quando ne ha fatti anche lui. Ecco di qua. Quanti anni che sono? Tre anni, sì. Ha fatto tre anni. Ma cosa? Più o meno. Le cose che non ho capito poi, ma l'ho capita io con gli altri. Oh, vedi che siccome dicono tutti che è nato nel 40. Allora lui è nato il 29 dicembre, però allora si usava un servizio militare, mio padre lo lo so. 29 dicembre del 39. Io tengo scritto sempre. E diceva pensare che a Gioia Cilento spararono i fuochi quando sempre, quando lì hanno discusso. Eh sì, perché veramente proprio la sera, anche perché c'era, mi sembra, il comandante che aspettava pure e fecero la scommessa che facevano il femmina e chi il maschio. E invece loro fecero il maschio, quindi spararono. Sì. Beh, un'usanza che è facile, che noi la realizziamo, sì. Quando è festa, quando l'evento è festoso, allora si ricorda, e si spara. Oggi la comunità cilentana vuole ricordarlo, vuole omaggiare questa figura che in diverse interviste diceva di avere due anime, una sublime e l'altra invece plebea, quindi attraverso, diciamo, il suo lavoro, la sua produzione artistica ha cercato di dare voce e significato ad una realtà spesso marginale e soprattutto dimenticata. No, sì, è vero, vedo che avete colto un aspetto essenziale di mio padre. Voi sapete che c'è stata soprattutto, lui è nato qui, però poi si è trasferito a Roma, ma poi da lì a Marigliano ha fatto proprio questo lavoro, no? Di integrazione di due linguaggi, del linguaggio della sua terra, della terra del sud, insieme a tutta quella nuova cultura che lui lì ha portato per fare interagire questi due aspetti. Qual è il ricordo più bello che tiene di suo padre? Quello che porta nel cuore, non per forza qualcosa di intimo, ma qualcosa anche legato alla sua produzione artistica, un aneddoto magari, se vuole condividerlo con noi. Volete far piangere? Allora, ricordo che sicuramente l'ho già detto altre volte, una volta che io andai a trovarla al Teatro Valle, prima dello spettacolo, e lui mi portò, prima che cominciasse, attraversando tutto il palcoscenico, e la platea era buia, c'eravamo solo noi due, e questo è il ricordo più forte. Cosa le diceva del Cilento? Gliene parlava mai?
Devo dire la verità, non mi ricordo racconti sul Cilento, no, non me li ricordo. Gli anni perché, e poi ebbe anche una cartolina della casa in cui era abitata e quindi sì, ne parlava, perché lui poi veniva spesso ad Agropoli, Pestum, in vacanza, quindi penso che sia anche venuto qui. Insomma, non... Quindi ha sempre mantenuto forte le sue radici, le ha sempre conservate? Portavano sempre notizie, ripeto, per esempio Michele Murino e altri amici gli fecero la foto. Insomma, lo tenevano abbastanza. Che c'è a casa che gliel'ha regalata Michele? Ce l'ho io. No, non è una foto, è un disegno di quest'angolo qua, di questo pezzettino qui. E io l'ho tirata fuori l'altro giorno per farla vedere a Michele, per l'appunto, ed è identica, ma mi ha colpito molto perché mi ricordavo che quando ho tirato fuori le cose c'era questa immagine. Giusto, ecco, un'ultima domanda. Cosa vogliamo dire alle persone che vogliono oggi, giovani, intraprendere questo cammino artistico, teatrale, drammaturgico? Io quello che posso dire è invitarli a conoscere questa figura originalissima, unica nel panorama italiano, non abbastanza riconosciuta, e che sono sempre disponibile, chiunque voglia riesce in qualche modo a contattarmi, ad aiutarli ad avere tutti i documenti che loro mi richiedono per cominciare a conoscere. Quindi riscoprire per ricordare, anche per maturare. Ma per sapere avere un punto di riferimento, un esempio di coerenza, di coraggio, di generosità, di onestà intellettuale. Andiamo adesso, continuiamo con i saluti e chiamo il dottor Romano Gregori, direttore del parco. Salve, buonasera, un saluto a tutti gli intervenuti, un grazie al sindaco per l'invito. Ovviamente è un piacere partecipare ad una cerimonia di questo tipo che riconosce il grande valore di un artista nato qui nel Cilento e che giustamente oggi ricordiamo e che porta alto e fa conoscere ancora di più anche il nome del Cilento. Non ho altro da aggiungere se non complimentarmi con l'iniziativa e augurare un buon proseguimento di serata. Bene, grazie ancora e andiamo ora al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, dottor Michele Barbato. Dove sta? Buonasera a voi tutti, io sono di Gioi, quindi è inutile il mio intervento farlo questa sera, è alto certamente il nome che porta Leo De Bernardinis, per me è un onore appartenere a questa comunità, certamente che ha dato i natali al grande maestro, con il nome Leo si intende soltanto il teatro, non c'è bisogno di dire il proprio cognome, Leo è il teatro, il nuovo modo di far teatro, il nuovo modo di porsi, il nuovo modo di far ricerca, questo è Leo, un nuovo nostro insegnamento. Grazie a voi e passo subito la parola a loro. 10 anni dalla scomparsa di Leo De Bernardinis, stasera una cerimonia commemorativa che si svolgerà a Tarajoi, dove è nato appunto il famoso attore, e anche a Vallo della Lucania. Lei tra l'altro abita proprio nella casa che un tempo è stata del De Bernardinis. Questo è stato uno dei motivi anche per me più incoraggianti a partecipare a questa grande festa dell'evento, che abbiamo pensato insieme con il sindaco. E naturalmente far conoscere la casa di nascita di Leo Bernardinis, certo è un evento non che si ripete ogni momento. No? Poi sapere che c'è una discussione anche sulla nascita di Leo. Io lo tengo registrato nel registro parrocchiale del battesimo, dove si dice che è nato appunto il 7 dicembre 1939 e nel tempo poi siccome si facevano certi giochetti come incaricato, come incarico importante che aveva, fu dichiarato il 7 gennaio 1940. Allora io mi sono quasi consolato, diciamo, perché
E perché è un fatto che non è che si ripeta con tanta facilità. Sarà scoperta anche una targa a proposito proprio della cerimonia. Vuole spiegarci, darci un'anteprima delle parole che saranno poste, che sono state poste sulla lapide commemorativa? Quella lapide è inutile dirvi che l'ho scritta io, però è frutto di un approfondimento della personalità di Leo, perché ho notato il suo grande cammino nella formazione e poi soprattutto in quei tentativi che gli hanno provocato anche tanti problemi, anche di sofferenza. Io intendevo soprattutto mettere in evidenza che era l'uomo di ieri alla ricerca di un uovo che voleva riempire con la sua ideologia, che non era ideologia, ma praticità della scelta quotidiana. Proprio perché il teatro, secondo lui, non era una recita, non era un presentarsi sul palco e basta, perché così avevano imparato, così avevano preparato, ma era un rendere il teatro il momento reale della quotidianità, per cui la vita attraverso il teatro deve diventare un'arte vissuta. E questo è il senso profondo. E io lo ricorderò sempre con tanta simpatia. Oltretutto poi, non l'ho detto da nessuna parte ancora, ma io sono amico di Gigi Proietti, no? E ho parlato con Gigi Proietti, l'ho sentito più volte in questi giorni, raccontandogli l'evento che stavamo preparando. E lui mi ha detto, guarda, io ho fatto l'università insieme con Leo. Dopo l'università poi sono stato 2 o 3 volte a guardare le sue rappresentazioni, il suo teatro. Poi dopo purtroppo l'ho perduto di vista, non ci siamo più incontrati. Però lo ricordo sempre con un atteggiamento diverso nel normale. Questo mi ha detto lui. E proprio credo sia il contenuto essenziale della sua scelta teatrale. E andiamo allo sceneggiatore Enrico Bernard. Giusto, non abbiamo sottolineato. Io sono qui come figlio, più che come sceneggiatore drammaturgo, bene. Come figlio di un cittadino onorario di Gioia. Ha fatto bene il sindaco a sottolineare questa particolare importantissima. Anche se nel mio piccolissimo c'ho una parte del mio nome, Bernard, che somiglia a quella di Leo De Berardinis. Non sminuisco, anzi. Devo dire che sono qui per testimoniare, per me oggi questo è il 45, è la fine della guerra, e il 2018 è la fine della guerra, perché ero a giugno, ero ad Erice nel teatro di Quartucci, dove ho fatto un mio spettacolo, e stasera sono qui con Leo. E devo dire che quella lapide è bellissima. Io, se avessi un pennarello, ci aggiungerei una cosa: maestro per generazione di attori e di autori. Perché devo dire, questa serata e queste celebrazioni dedicate a Leo segnano la fine di una diaspora che c'è stata tra il teatro di ricerca, il teatro sperimentale e il teatro di parola. Noi siamo stati con Leo, noi che veniamo da un teatro più tradizionale, più di testo, siamo stati sempre un po' conflittuali con Carmelo Bene, con Quartucci, con Perlini, con tutta quella generazione di autori che innovavano il teatro e riscrivevano il testo senza bisogno degli autori, ma essendo loro stessi grandi creatori di teatro e grandi autori. E credo che oggi mi accorgo per la prima volta veramente del valore, dell'influenza che quel teatro, che il teatro di Leo, ha avuto anche sullo sviluppo delle nostre drammaturgie. E quindi è un grazie a te che me l'hai fatto appunto rileggere, riscoprire, al Vallo e a questa celebrazione, e sono molto felice di questa pace fatta come autore e come rappresentante degli autori con Leo. Grazie. Grazie ancora Enrico Bernard. Sindaco, il Comune di Gioia stasera ricorda un'importante figura nel panorama drammaturgico italiano, Leo De Berardinis.
Sì, sì, un nostro illustre concittadino, Leo De Bernardini, si è andato a Gioia e quindi avevamo il dovere di, sicuramente di ricordarlo, e l'abbiamo ricordato intitolandogli una via, già via Trieste, che è prospiciente la casa natia, e scoprendo una lapide in suo onore sul muro prospiciente la sua casa natia, che si affaccia proprio sulla piazza principale. Sono particolarmente soddisfatto perché ho avuto l'onore e la possibilità di avere a Gioia sia la figlia che la sorella di Leo De Bernardinis. Spero che la manifestazione avrà il suo eco anche al di fuori dei confini comunali e convenzionali, perché Leo De Bernardinis, come tutti sappiamo, è stato uno dei maggiori, un maestro del teatro italiano nell'ultimo ventennio, per cui noi siamo veramente orgogliosi in quanto ha portato alto il nome di Gioia non solo in Italia ma nel mondo. Una gran bella figura, molto interessante, molto intrigante, quella di Leo De Bernardinis, un uomo di teatro molto apprezzato, regista, attore ma anche drammaturgo. Tra l'altro io ho avuto la fortuna di incrociarlo nei suoi passaggi per Salerno, seppure per un breve periodo è stato direttore artistico del Teatro Verdi, in passato negli anni, fine anni 70, primi 80, ha partecipato alla rassegna del Teatro Nuove Tendenze a Salerno con Filiberto Menna e Bertolucci, che erano gli animatori principali di quella kermesse. Quindi un personaggio interessante, a 10 anni dalla scomparsa, proprio nel giorno del decennale della scomparsa, il 18 settembre è scomparso del 2008, il Comune di Gioia ha pensato di dedicargli questa riflessione, non soltanto attraverso una traccia che resterà indelebile nella piazza di Gioia con una targa che viene tra un momento scoperta, ma anche attraverso delle testimonianze molto autorevoli a partire da quelle dei familiari. Bene, buonasera a tutti, buonasera a coloro che con me condividono questo spazio dietro alla scrivania e buonasera a tutti voi di Gioia. E permettetemi di dire che è una delle serate più belle perché si dedica a un grande artista, giustamente si ricorda Leo De Bernardinis e si ricorda una delle persone che maggiormente ha contribuito a cambiare il teatro. Quello che posso dire io di Leo De Bernardinis è questo: io nell'affrontare e nel cercare di conoscere meglio questo grande artista, la cosa che è saltata subito, così mi ha colpito, è la sua profonda, davvero profonda originalità. Leo De Bernardinis cercava di essere originale e invitava, infatti ho visto le testimonianze di tutti coloro che si sono entrati in contatto con questo artista, incitava chiunque ad avere la propria autonomia creativa. E io credo che questo deriva anche dal fatto che lui ha iniziato il teatro con il 68 e forse quella del 68 è stata l'ultima grande generazione che ha cercato di cambiare. C'è riuscito, non c'è riuscito, ha portato dietro di sé tante contraddizioni, però ha cercato di portare qualcosa di nuovo, di cambiare vecchi schemi. E Leo De Bernardinis tutto ciò lo ha portato nel teatro, in quel teatro che chiamano teatro d'avanguardia, anche se devo dire in un'intervista Leo De Bernardinis si disse: beh, no, io non lo chiamo teatro d'avanguardia perché insieme con Carmelo e Carmelo Bene e Carlo Quartucci abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso. E lui lo chiamava teatro contro il potere. Poi disse: guardate che lo portano tre persone che vengono dal sud, quindi tre immigranti, per poi ritornare al sud, perché quel teatro lo hanno riportato da dove erano partiti, tant'è che si trasferirà a Marigliano con Perla Peragallo e cercherà di portare questa sua esperienza teatrale da noi, nel sud, anche se devo dire che qualche critico letterario all'epoca lo chiamò teatro d'élite. Tutto era Leo De Bernardinis tranne che teatro d'élite. Infatti disse: no, non è teatro d'élite, che c'è poca gente che viene a vedere i nostri spettacoli, però il fatto è che non c'è chi fa conoscere i nostri spettacoli, per cui lo sappiamo in pochi e siamo in pochi, altro che d'élite. Ma mi piace sottolineare di Leo De Bernardinis un aspetto. Oltre a quello dell'autonomia creativa che ha dato tanto, c'era una risposta che io mi sono segnato
proprio sulla questione del teatro. Lui era contro qualunque tipo di teatro che potesse essere commerciale. A lui non gli interessava, il pubblico, viveva per il pubblico, ma non gli interessava guadagnare dal teatro. Lui amava il teatro e questo suo amore per il teatro era in netta contrapposizione con quello che poteva essere il commercio del teatro, l'essere commerciale, cioè vendere di più. Questo va sottolineato, perché se il nome di Leo De Bernardinis magari non è tra i tanti, non è tra i più conosciuti al grande pubblico, questo non significa che non fosse un grande, anzi forse lo era molto di più, e che purtroppo viviamo in una società dove se non si è commerciali, purtroppo il proprio nome non compare. E quindi grazie, questo lo prendo come un applauso a Leo De Bernardinis, perché è uno di quelle poche persone, straordinarie persone, che ha dato tanto e che non gli viene riconosciuto. Infatti, quando parlavo di teatro, c'era un'intervista dove lui dice, sono le sue parole, non si può bluffare, se c'è una grande civiltà teatrale ed il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell'altro, dell'ignoto, della vita e della morte. E aggiungeva, questo credo che sia uno degli aspetti più importanti di Leo De Bernardinis, la cultura deve essere un motore e una visione del mondo che prima o poi vince. Se non c'è cultura, non c'è visione del mondo. Una democrazia sana dovrebbe garantire libertà d'espressione. Credo che sia un messaggio di un'attualità sconvolgente, soprattutto oggi. E una delle ultime interviste sottolineò proprio questo aspetto, che è fondamentale, perché in una celebrazione di un grande artista si rischia di cadere nella retorica, ma se lo si vuole davvero bene non bisogna scendere nella retorica, ma bisogna dire le cose così come sono. E Leo De Bernardinis, in una delle ultime interviste, disse una cosa che è di un'attualità sconvolgente e che purtroppo sta toccando anche il teatro, ovvero: oggi siamo di fronte ad una fase pericolosa. Si forma un pubblico di voyeur che confonde l'immagine elettronica con quella umana. Si va verso una fase in cui si fa l'attore, non si è attore, perché poi scuole non ce ne sono, maestri non ce ne sono, e quest'arte attorica, che è il teatro, che si basa sull'attore, rischia di scomparire. Purtroppo, lo ha detto prima di quel famigerato intervento del 2001, che ci ha tolto questo grande regista teatrale, questo grande attore, e 17 anni dopo questa sua visione è una visione sconvolgente. È esattamente così. Oggi si formano protagonisti del teatro, non si è più attori, basta avere qualcuno che ti proietta l'immagine giusta e qui si formano dei modelli. E questo purtroppo è uno dei gravi mali che sottolineava Leo De Bernardinis e che noi stiamo vivendo. Ma volendo essere originali, non vi tolgo più, non vi porto via altro tempo, volendo essere originali, a me, leggendo di Leo De Bernardinis, mi è venuta in mente la frase tratta da un libro di Pascal Mercier, che dice: lasciamo sempre qualcosa di noi quando ce ne andiamo da un posto, rimaniamo lì, anche una volta andati via. E ci sono cose di noi che possiamo ritrovare solo ritornando in quei luoghi. Vedendo la sorella e la figlia di Leo De Bernardinis che vanno in quella casa natia, lì hanno trovato qualcosa di Leo che non stava altrove, stava Gioi Cilento, aspettava solo che venisse rivista per essere ritrovata. Ecco perché l'applauso non è per me, ma per chi ha voluto celebrare Leo De Bernardinis e ha fatto un grande atto di cultura, ed è di quello che ne abbiamo bisogno. Grazie. Vorrei solo ricordare questo, ho dedicato un breve saggio a Leo De Bernardinis sul portale online della Treccani. Sono risorse in open archive, consultabili da tutti online. Ci tenevo a dedicare una ricerca a Leo sulla Treccani, perché c'era solo una breve slide, una ricerca dove c'era scritto nato nel Salernitano e non a Gioi. E quindi ci tenevo a sottolineare questa radice storica. Al di là del discorso che ci eravamo anche preparati, vorrei esprimere davanti al sindaco, proprio considerando quel concetto di Leo De Bernardinis del teatro e della cultura come volano di sviluppo, pensiamo già dei progetti culturali che possiamo mettere in atto. Innanzitutto
la creazione di un parco letterario dedicato a Leo De Berardinis, che potrebbe afferire sempre alla società di Dante Alighieri e potrebbe essere curato appunto dalle persone intervenute, dagli studiosi, anche in collaborazione, non lo dimentichiamo, con l'Università degli Studi di Salerno. Noi abbiamo dedicato sul portale dell'Università degli Studi di Salerno, teatrounisa.it, a cura della professoressa Antonia Lezza, la prima ricerca online su Leo De Berardinis, che risale più o meno a 10 anni fa, a cura della dottoressa Marilena Gentile. Quindi dovremmo creare innanzitutto un raccordo, una rete di riferimenti che non faccia coincidere, lo dico con una nota polemica, gli eventi culturali come nel caso di oggi, ma invece crei dei legami forti, dei legami di riferimento a partire dalle scuole, dall'università. Quindi lancio questo progetto a cui potremmo lavorare tutti insieme, insieme al drammaturgo, scrittore, sceneggiatore Enrico Bernard, che è qua nel Cilento per girare, vorrei parlarne anche con il senatore Andrea, per girare una sceneggiatura importante. Sta valutando i set, sta valutando la possibilità di coinvolgere attori del posto, e la sua opera si intitola La città morta ed è una riscrittura, ecco, e ci colleghiamo al senso della riscrittura, della drammaturgia di grado zero, che fa capo proprio ai riferimenti del teatro di Leo De Berardinis, e quindi vogliamo operare in questo senso. Un ultimo lancio, un doveroso lancio, proprio perché il teatro di Leo è contaminazione tra mistero, desiderio e anche impegno. Credo sia doveroso ricordare questa sera la figura di Carlo Bernari, lo sceneggiatore qui presente e suo figlio. Carlo Bernari ha scritto romanzi molto molto importanti ed è considerato capofila del neorealismo, a partire da Tre operai. Speranzella è un'opera meravigliosa, e Napoli, lo devo dire alla presenza di un illustre rappresentante della politica culturale che è sempre presente anche a Pestum, il senatore Andrea, Napoli non ha dedicato una strada a Carlo Bernari. Questo, allora, perché lo dico? Perché il prossimo impegno del sindaco mio, è un dovere morale, un imperativo categorico, è operare in questo senso, dedicare una strada a Carlo Bernari, che qua era presidente di un premio letterario importantissimo, e che ha lasciato un segno, ecco, ha lasciato un segno come Leo De Berardinis. Leo De Berardinis non era soltanto un attore, un drammaturgo, uno sceneggiatore, per esempio nell'uso delle luci era straordinario, e questo ha lasciato un'eco importantissima anche nel teatro contemporaneo. Pensiamo alle sperimentazioni dello stesso Ruggero Cappuccio di Nadia Baldi. Era soprattutto un pedagogo, insegnava, aveva allievi, ha lasciato dei segni fortissimi. Prima abbiamo letto la testimonianza di Elena Bucci, e quindi se dobbiamo lasciare un segno, se dobbiamo insegnare, un primo segno deve essere questo: impegnarci per costruire insieme, in una rete territoriale che non escluda ma includa continuamente, integri le proposte, e continuare a seminare, a contaminarci con queste opere. Grazie. Allora, abbiamo ora da parte del dottor Albeni una lettura testimonianza di Elena Bucci. Grazie. 18 settembre 2018. Allenarsi al sogno. Ho incontrato Leo appena uscita dalla scuola di teatro. Cercava giovani attori per formare una compagnia che potesse crescere nel tempo e accompagnarlo nel corso della sua terza vita nella città di Bologna. Per molti anni gli sono stata accanto, acquisendo una sempre maggiore autonomia creativa e partecipando, insieme ai miei fratelli attori e tecnici, al mistero della creazione di quasi tutti gli spettacoli fino al 1999.
dal primo re Lir, dove ero Goneril, all'Amleto, dove giovanissima ed emozionata ero sua madre, fino al ritorno di Scaramouche, che mi regalò un ruolo che mi ha segnato, e alle ultime riletture del re Lir, nelle quali duellavo con lui sulla musica del flamenco. Poi ho sentito che era arrivato il momento di prendere la mia strada e, staccandomi con fatica, ma restando sempre vicina, l'ho fatto. L'ho seguito con tutta la dedizione possibile, domandando, cercando, scoprendo in me la sua stessa vocazione a fare coincidere il teatro con la vita, sognando che la pratica delle arti potesse contribuire a migliorare gli umani e il loro modo di stare al mondo. Se parlo di me è soltanto perché mi rendo conto di quanto ancora sia da scoprire la sua ricchezza e che molta della sua arte persiste nel corpo degli attori che hanno avuto la fortuna di averlo vicino davvero. Parte della sua storia è scritta nella nostra memoria, in quello che facciamo, nel modo in cui esprimiamo l'amore per il teatro come catalizzatore di energie e saperi. Tutto questo, nei pochi libri che lo riguardano, non c'è. Ma il laboratorio continuo, l'edificazione di un teatro popolare di ricerca, popolato di attori e creatori consapevoli e liberi, era il suo sogno più grande. Ancora lo è. Le sue parole, riflette oggi, rivelano la loro forza profetica e il disegno tracciato da un solitario che amava sognare una comunità felice e magica, dove la trasmissione e la ricerca fossero continue, dove le prove, come a volte con lui accadeva, fossero già spettacolo, prove di vita e d'arte insieme. Leo mi ha cambiato la vita e lo sguardo. Con pazienza e generosa intelligenza mi ha consegnato, come meglio ha potuto, gli strumenti del teatro, in un clima dove l'improvvisazione si mescolava alla lettura dei testi, la musica alle parole, il gesto alla danza, la disciplina alla rottura di ogni regola, la pratica del rigore e quella della libertà. Non ha sfruttato il mio cieco entusiasmo, il suo carisma, l'incanto. Ha voluto rendermi libera, capace di esprimere la mia originale via. Potrei continuare per pagine e pagine, evocando l'incanto vissuto nel condividere il palcoscenico con lui, la bellezza della sua risata e del suo sguardo ironico e possente, la sua capacità di guidare la navicella della compagnia attraverso le tempeste politiche, economiche, sociali, con una lucidità e una libertà che ne hanno fatto l'eroe di intere generazioni di registi e di attori. Fra tutte, mi fermo ora sulla sua espressione appassionata quando cercava, insieme agli attori, il gesto, la provocazione, la conflagrazione, la scintilla che facesse di tutti noi, per un momento, teatro, la soluzione che ci trasformasse in pura energia viaggiante. Leo era pieno di contraddizioni belle e vitali, che rivelava senza proteggersi, come se attraverso la sua trasparenza si consegnasse a se stesso e agli altri come esperimento vivente, martire felice della ricerca dell'autentico, sensibile, sofferente, ilare creatura senza pelle in viaggio per il mondo. Più passa il tempo e più da lui imparo, comprendendo anche quello che allora capivo ma non potevo sentire. La sua lezione permane e si trasforma in chi l'ha conosciuto, in chi da lui resta affascinato. Come accade per i grandi maestri,
diventa iridescente e mutevole, ma salda. Ispira a sparire nell'opera, a non cadere nelle trappole dell'egocentrismo e della paura di perdere tutto. Anzi, incita a perdersi finalmente in quest'epoca di steccati e barriere, è ancora più fulgida la sua stella. Leo non amava le riprese video, temeva che le foto non restituissero la forza dell'arte dal vivo, teorizzava la sparizione del teatro insieme al corpo degli attori e l'impossibilità di farne storia e documento. E anche in questo caso, allo stesso tempo meravigliosamente contraddittorio, faceva straordinarie ricerche sull'uso del video e della fotografia, usava l'arte del paradosso per incoraggiare la ricerca di nuovi metodi o il ritorno ad antiche vie per raccontare il teatro e gli attori. E nonostante il grande amore di molti e la cura, come in vita non trovò casa, pur edificandone molte, così ancora oggi gran parte della sua eredità non ha ancora trovato il suo racconto. Con il suo tesoro ci ha consegnato un compito più che mai arduo e necessario: tenere in vita teatri liberi senza fissa dimora, dove arti e riti sempre rinnovati connettano pensiero, sentimento e coscienza di molti per allenarli al sogno. E poi dovremo darne testimonianza, raccontando la storia di un'arte dal vivo ancora troppo silente. Elena Bucci. Grazie.